Ragazzi, buongiorno. È da un po' di tempo che si vedono in giro su internet e altri canali dei decoder per digitale terrestre di tipo DVB-T3. Ma cos'è questo standard? L'acronimo DVB sta per Digital Video Broadcasting, T sta per Terrestrial, T2 sta per il protocollo successivo e T3 dovrebbe essere il nuovo protocollo. Ecco, questa è la tipica inserzione in cui si vende un decoder di tipo DVB-T3. Questa è un'altra inserzione. Eccone ancora un'altra. E ancora un'altra. Insomma, internet abbonda di queste inserzioni. Questo è ancora un altro oggetto. Certificato addirittura DVB-T3. Ebbene ragazzi, è una bufala. Lo standard di trasmissione DVB-T3 ad oggi, agosto 2022, non esiste ancora. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Sono solo ed esclusivamente una trovata commerciale per vendere dei decoder con uno standard che attualmente non è implementato e non esiste. Perciò tutte le inserzioni, i produttori, i negozianti che vendono decoder con standard DVB-T3 in realtà stanno vendendo qualche cosa che non esiste. E in Italia neanche il DVB-T2 è entrato in funzione. Entrerà in funzione in Italia a partire dal 1° gennaio 2023. Attenzione ragazzi, DVB-T3 non è un aggiornamento di software. Non è DVB-T2 aggiornata a DVB-T3, ma è un altro standard di trasmissione che attualmente non esiste. I produttori e i venditori di decoder DVB-T3 in realtà stanno vendendo qualche cosa che non esiste. Non acquistateli.